Un progetto bello, importante, riservato alle donne. È il progetto Viva, che offrirà interventi gratuiti di medicina estetica con l'obiettivo di rendere l'iter terapeutico delle pazienti oncologiche più semplice e leggero. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Centro di Senologia e Radiologia dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila e con l'associazione Una Storia Felice. È stata presentata tempo fa a Palazzo Fibioni da Maria Rosaria Autore, medico anestesista e medico estetico, e da Tina Sidoni, oncologa. Sono le promotrici del progetto assieme alla dottoressa Katia Cannita. Il benessere psicologico delle pazienti spesso è messo a dura prova dai cambiamenti fisici causati dalle terapie. Tutte le attività verranno svolte presso un centro di medicina estetica di riferimento. Verrà data priorità a tutte quelle pazienti che hanno già subito un intervento e che afferiscono all'oncologia medica, alla senologia, alla radioterapia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila e dei presidi di Avezzano e Sulmona. Io mi occupo della medicina estetica, ci sono gli oncologi, i pazienti verranno tutti da lì perché altrimenti potrebbe afferire chiunque. Ci sono estetisti, ci sono parrucchieri e ci sono cosmetici. E poi per il momento siamo questi, poi se la squadra si può ingrandire siamo ancora più felici, anche perché abbiamo bisogno di idee, di spunti, di qualsiasi cosa per portare avanti questo, per farlo crescere, perché secondo me è una cosa bella. Soprattutto abbiamo visto tanto entusiasmo nella città in questa settimana, cioè non si è parlato solo di politica, parliamoci chiaro, ma si è parlato anche di altro e non, sinceramente non pensavamo che potesse creare proprio tutto questo entusiasmo, questa voglia, cioè ci sono già arrivate ma richieste, nel senso anche cioè proprio le pazienti dicevano anche di Avezzano, Sulmona, parlando all'oncologo, ma abbiamo sentito questo progetto, comunque interessa perché oggi colpisce il cancro purtroppo un'età sempre più bassa ed è veramente duro affrontare tutto il percorso, e se sei da sola e se ti senti demotivata diventa ancora tutto più difficile, invece poi insieme si può essere una squadra e possiamo combattere tutti insieme.